Buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Che ci sto a fare con questo coso gigante davanti? Ho deciso di inaugurare una nuova rubrica, visto che ormai sono una casalinga, che svuota la spesa. Sentite rumori e stanno facendo dei lavori proprio oggi qua di fianco. O comunque il ventilatore è puntato in faccia di loro perché fa caldissimo stamattina. Mi piace tantissimo questa rubrica, vedo spesso dei video su YouTube, mi piacciono tantissimo quando fanno vedere cosa hanno comprato, e quindi siccome adesso compro anch'io le cose per casa ho deciso appunto di farlo sul mio canale. Spero che vi piaccia, vi avevo già annunciato tempo fa che volevo un po' cambiare il canale e renderlo un po' più appunto come sono adesso io, e niente, quindi vedrete dei cambiamenti. Vabbè, detto questo, vediamo un po' che cosa ho comprato. Ho comprato sia la Lidl che la Spin, alcune cose però forse non sono più la Lidl in offerta perché fa parte della settimana scorsa, però io le ho trovate ancora perché nella Lidl dove vado io mettono comunque da parte le cose che non magari della settimana scorsa, delle offerte. Partiamo dalla spesa dello spin, e alcune cose già le ho aperte perché le ho iniziate a consumare e quindi le vedete aperte. Allora, pane, questo qui è buonissimo, lo utilizzo quando per esempio non ho pane fresco a casa e lo trovo più morbido rispetto all'altro bauletto, perché questo è pure per sandwich, invece l'altro è più, non so come spiegarvi, stopposo, quindi non mi piace tantissimo. E questo l'ho pagato 89 centesimi invece di 1 euro qualche cosa, se non erro. Poi andiamo avanti, carta igienica, questa qui morbida e profumata, in effetti profuma. Io non utilizzo questa, utilizzo quell'altra 4 rotoli invece che questa. Però questa stava in offerta a 1,49 euro, quanto di solito pago quella di 4 rotoli, quindi preferito prendere questa anche per provarla. Poi pesto, ci piace tantissimo, questo qui è il pesto dello spin, e c'è con aglio e senza aglio, ne ho preso uno con aglio e uno senza aglio per provarli. Questi sono in offerta 85 centesimi. Poi tonno, questo qui giallo, sì, non sto vedendo niente, questo qui giallo. Sì, questo sta in offerta a 49 centesimi, una cosa del genere, comunque di meno rispetto, mi sembra di solito sta 60, 69, invece mo sono 49. Poi, caffè, io di solito utilizzo un caffè, si chiama Quarta, è una marca che c'è qui a Lecce, però quando trovo l'offerta di questo prendo anche questo perché il Quarta è abbastanza caro. Ed è questo qui, non uso sempre questo, è classico, utilizzo quell'altro blu, però appunto stava in offerta e l'ho preso. Questo sta 1,99 euro in offerta ed è comunque buono. Poi budino, che già ne ho mangiato uno, però va bene. Questo mi concedo ogni tanto dei piccoli spizzi di dolce. Questo è budino mumu super cremoso, no, non è questo, però è l'imitazione. C'è comunque una mucca, no, non è una mucca, è un, non so che cosa sia, ed è della Dolciando, è buonissimo, vi assicuro che è stupendo, buonissimo. Questo non stava in offerta, però abbiamo preso lo stesso, stava a 99 centesimi. Quello che stava in offerta e che mi ha incuriosito molto è la mousse manga, che non ho mai provato, ed è questa qui, della Land. Mousse magra, l'ho presa, questa è pesca e maracuja, non so cosa sia, e poi l'ho preso anche alla fragola e alla ciliegia, che sono veramente veramente buone. E stava in offerta anche il budino alla vaniglia e al cioccolato a 99 centesimi, che secondo me deve essere molto buono. Poi, non vi ho detto quanto stava il budino 99, e lo yogurt magro, la mousse magra, 75 centesimi. Poi i buonissimi yogurt sempre della Land, a fuoco, e l'ho preso di vari gusti, questi stanno, non sono in offerta, l'ho pagato di 22 centesimi e l'ho preso la banana, al cocco e anche alla fragola. Poi offerta, il formaggio grattugiato. Di solito io prendo il formaggio, e di solito io compro il formaggio per grattugio, però stava in offerta e quindi l'abbiamo preso. Mix di formaggi sempre della Land, non so, ditemi voi come si dice. Questo sta 99 centesimi in offerta ed è quello da 150 grammi. Quello da mezzo chilo, se non sbaglio, sta 7 euro e qualche cosa, credo, non dovrei sbagliare.
Poi altra offerta, provolone dolce, questo è buonissimo, e questo è in offerta a 1,69 euro. Ok, poi succo e polpa, questo già l'ho iniziato, di pesca. Hanno fatto una nuova confezione molto carina, come si direbbe su internet, un nuovo packaging molto carino e molto più affusolato rispetto agli altri. E li ho presi pesca e pera, e questi stanno 89 centesimi. Non ho più spazio per mettere le cose. E poi ho fatto la scorta di salumi, perché mi piacciono tantissimo. Principalmente li prendo perché stavano, li ho presi principalmente perché stavano in offerta a 99 centesimi, e soprattutto lo prendo per, li prendo per la fresa, l'arrosto di petto di pollo o di petto di tacchino, mi sa che ho sbagliato, ho preso tutto quanto arrosto di pollo, brava Ilaria, devo prendere anche la fresa, vabbè, sia questo che il salame Milano, fa benissimo ragazzi, però quando non c'è niente da mangiare e anche ungherese, quando non sai che fare e ti fa la sera un panino, va sempre bene un pochino di questi. E poi per quanto riguarda invece le cose che stanno in fritte, non vi posso mostrare, vi lascio la foto. Ho preso i coni al cacao 1,49 euro, poi ho preso la salsiccia buonissima mezzo chilo 2,40 euro, e poi ho preso anche i bocconcini di pollo, tipo quelli che sono i nuggets si chiamano, non lo so, che fanno pure al McDonald's, e l'ho pagati 800 grammi, se non mi sbaglio sono 3,49 euro. E poi un'altra cosa che ho preso, che è dopo la vacca quindi non vi posso mostrare, le patate, che sono pure quelle in offerta a 99 centesimi, e i pomodori piccadilli, pure quelli a 99 centesimi. Veniamo alla Lidl. Alla Lidl sono corsa a comprare queste cose perché ho visto un video di Chicca73 con cui ho collaborato pure tempo fa, una ragazza bravissima. E quindi siccome voglio iniziare a cucire qualcosina di mio e non chiedere sempre a mia nonna o a mia suocera, ho detto devo iniziare da qualche parte, dalla macchina da cucire no, perché già siamo a livelli superiori. Quindi sono andata alla Lidl perché c'è l'offerta del cucito, e ho preso questo set qui, sempre della Crelando, che io adoro e amo alla follia. Vabbè, adesso vedrete il riflesso della fotocamera, ed è, era rimasto solamente questo set, e sono 73 pezzi, c'è scritto qua dietro se volete vedere cos'è, però ci sono appunto sia le cose per cucire a mano che le cose per cucire in macchina. Io la macchina non ce l'ho, me la comprerò prima o poi. Poi altra cosa che ho preso dal Lidl sono questi spilli qui, che mi servono anche perché appunto devo cucire, e sono di varie misure. No, sono tutti quanti 32 mm, quindi 3 cm. E poi ho preso questa che già avete visto, non so come fare a farla vedere, ok? Che mi serve per quando appunto lavo i panni e non so dove metterli quando escono dalla lavatrice, per poi poterli appendere. Quindi questa è ottima, è sempre in color turchese, perché la mia casa dovete sapere che è tutta turchese, nel senso di accessori, perché sono impazzita con questo colore recentemente. Veniamo poi invece all'acqua e sapone. All'acqua e sapone ci sono tantissime offerte, però ho preso solo il detersivo, questo lo utilizzo io per la lavatrice ed è ottimo perché metto insieme tutti i colori, neri, magliette con le stampe, e cattura colori, quindi non mi dà problemi assolutamente di lavaggio, quindi faccio tutto insieme, vabbè, a parte i bianchi ovviamente. E poi ho preso anche, e non lo sto trovando dove sta, la candeggina e il deodorante della Infasil, che non so, sarà sperduto da qualche parte. Comunque ci sono parecchie offerte, andate a guardare, c'è l'offerta soprattutto dei dentifrici, dei solari per mare, e quindi ci sono varie offerte. Quindi niente ragazze, io ho finito il video, c'è qui il casino, devo sistemare, devo andare a cucinare perché Fabio tra poco tornerà dal lavoro. E fatemi sapere giù nei commenti se questo tipo di video vi piace, vi interessa, così appena andrò a fare altre spese ve le mostro subito senza aspettare magari una settimana. Quindi mi raccomando, lasciatemi tanti like così mi fate capire che il video vi è piaciuto, iscrivetevi, attivate la campanella e seguitemi anche su Instagram. Ciao! Chi c'è qua? Una panzanotta! Amore della mamma, ciao, di ciao alle bimbe, ciao bimba, di ciao, sì, mi lecca, mi sta leccando tutta la fotocamera, Tita, ehi, di ciao a me, che da tanto tempo che non ti vedono, anzi in realtà neanche ti conoscono molto, Tita, ciao, della mamma, e vedete quanto è cresciuta? Enorme, vabbè, ciao. Vi saluto anche con la coda. Ciao ciao!